Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buongiorno mister, innanzitutto ben ritrovato a lei. Allora, parto diretto con una domanda che si staranno facendo un po' tutti, anche perché lei lo scorso anno è tornato a Roma, ha ripetuto più volte non dovete avere fretta comunque di vincere da subito, perché poi si rischia di fare confusione un po' come avete fatto, insomma, ha fatto la Roma l'anno scorso, ma quest'anno, anche alla luce di quello che è stato un mercato, comunque sia importante. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti con la società? Ma è ovvio che la domanda, insomma, principale dovesse essere quella. Mi fa piacere che lei abbia sottolineato lo scorso anno, perché siamo, sì, soprattutto abbiamo notato un clima un po' impaziente, frutto comunque di una piazza che ha tanta fame perché negli ultimi anni non sono arrivati risultati magnifici. E allora mi trovo comunque a sottolineare il fatto che l'anno scorso siamo arrivati secondi in campionato, siamo usciti contro un grandissimo Barcellona. Non so quanto abbiamo gestito bene la partita di ritorno, francamente, però ormai è acqua passata. Va considerato che siamo usciti contro un grandissimo Barcellona agli ottavi di Champions e comunque siamo arrivati secondi in campionato. È inevitabile che quest'anno l'obiettivo sia quello di vincere il campionato e di lottare su tutti i fronti, comunque essere su tutti i fronti, diciamo, a metà marzo, quindi quando le cose cominciano a farsi un po' più piccanti, un po' più interessanti. Attenzione, questo non vuol dire che riusciremo a farlo senza problemi, non vuol dire che vinceremo il campionato a mani basse, perché vi conosco, perché poi c'è possibilità, soprattutto in questa piazza, di esaltarsi un po' troppo presto. Abbiamo un sorteggio, abbiamo avuto un sorteggio di campionato non impossibile, e almeno per le prime giornate, quindi dovremo cercare di partire bene, perché la difficoltà dello scorso anno è stato partire già in ritardo, già con punti da recuperare, quindi questo chiaramente non ci ha favorito, ma la responsabilità è stata la nostra. Per quanto riguarda il mercato sono soddisfatto, perché sono arrivati giocatori importanti, come amo sempre, insomma, fare io, sono arrivati giovani ma anche giocatori esperti. Il top player è stato Dries Mertens, non vogliamo assolutamente dargli troppa responsabilità, perché è un nuovo arrivato, perché si deve mettere a disposizione come tutti gli altri, ma siamo sicuri che comunque possa fare molto bene, perché è un giocatore dal mio punto di vista geniale, di talento indiscusso e che, come abbiamo visto contro la Juventus, può anche regalarci tante emozioni, quindi mi auguro che continuerà a fare bene anche a discapito di chi ha criticato il suo acquisto per l'età leggermente avanzata. Spero che vivremo una grande stagione e allora vi saluto, in bocca al lupo, spero che la vivrete con noi. Ciao! Bella ragazzi e bentornati qui, sentite che voce bella, che voce pazzesca, che voce abbastanza raffreddata, quindi vi chiedo subito di lasciare un like per le mie condizioni abbastanza inquietanti, quindi ne approfitto anche per dirvi che vi voglio tanto bene. Perché vi dico questo? Perché ultimamente sto attraversando tante belle esperienze, seguitemi su Instagram perché appunto lì ve le faccio vivere un pochino meglio, no? Anche perché vi monitorerò meglio, per così dire, anche se su YouTube presto vi monitorerò ancora di più. Poi, perché siamo quasi 100.000 ragazzi, siamo una bella famiglia, io vi ringrazio sempre per il supporto che date sotto questa serie e quindi, prima di iniziare, abbiamo sentito le parole di Marconi poco fa, vi ricordo immediatamente di scaricare OneFootball, la mia app di riferimento per il mondo del calcio, la trovate qui sotto in descrizione, vi ricordo anche il sito di maglie, come avete sentito nell'intro, divise calcio top. Passiamo di là, perché? Perché mancano ancora diversi giorni alla partita contro il Chievo e quindi possiamo ancora muoverci sul mercato. Poi ricordo che dopo il Chievo c'era anche il Palermo e il Sassuolo. Per quanto riguarda le nazionali, tramite i vostri consigli, ed è quello che avevo anche pensato un pochino io inizialmente, ci dimettiamo perché abbiamo vinto il... Porca puttana, non posso fare un video così però, Ci dimetteremo perché comunque abbiamo vinto il mondiale, abbiamo ottenuto il massimo che si poteva ottenere con l'Italia, quindi se avremo altre esperienze nazionali, nel senso di nazionali, non nazionali, nel senso stiamo in Italia e basta, autismo a parte, ne avremo appunto con altre nazionali. Quindi dimettiamoci dalla nazionale, appunto, il termine nazionale non l'ho utilizzato per niente. E adesso pensiamo al mercato, perché io però mi devo spostare, perché o sposto la telecamera o mi sposto io, cioè famo a capisse, ok. Rinforzeremo i due ruoli che, per i quali insomma avevo creato quel sondaggio, rinforziamo uno, l'altro o tutte e due? Bene, la risposta è tutte e due.
Perché intanto gli avete suggerito di mettere, e lo metterò spesso, perché comunque io amo giocare con il Napoli su FIFA 18 e chiaramente faccio il 4-3 con Mertens falso 9, no? E quindi spesso avremo anche questa situazione qui, o veramente un 4-3 falso 9. Fatto sta che oltre a Schick ci serve un altro attaccante che probabilmente non potrà essere Firmino, ma che adesso tramite i vostri consigli avete lasciato sotto l'ultimo video, andremo un attimino a decidere. Per quanto riguarda il portiere, io vorrei provare, se i soldi insomma ce lo permettono, ma penso di sì perché abbiamo venduto Dzeko e abbiamo fatto diversi soldi, vorrei, mi piacerebbe tanto, prendere Ziller, sì, ma prenderlo oltre ad Alisson e Skorupski. Magari quindi in questa stagione alternare Alisson e Ziller per campionato e Coppa e poi dall'anno prossimo vediamo chi è il migliore, cioè il senso è quello. Tra i giocatori che mi avete consigliato che sono parecchi, oltre prevalentemente a consigliarmi di riprovare con Firmino, mi avete consigliato Batshuayi, che tra l'altro è stato vicino alla Roma in questo mercato di gennaio. Un eventuale ritorno in Italia di Simone Zaza, oppure, vabbè, vari colpacci tipo Gabriel Jesus, eccetera. Quindi facciamo i primi due eventualmente, o Zaza o Batshuayi. Ma in prima scelta resta per il momento almeno sempre Firmino. Poi vedremo anche dal punto di vista economico quello che ci conviene di più. Perché ricordiamo che non stiamo prendendo un Firmino, ad esempio, per tenere un giovane in panchina e quindi gioca soltanto Firmino. Stiamo prendendo eventualmente un giocatore da alternare con Schick. Però attenzione, perché il giocatore ha una clausola in questo caso. E potrei teoricamente saltare tutto quanto, perché pago la clausola di 38 milioni e mezzo e tratto direttamente con lui. Quindi attenzione un attimo. Annulla, Zaza anche la clausola. Anche lui ha la clausola, però la clausola c'è la di 45 milioni che mi sembrano tantini. Andiamo a farci anche un'analisi. Allora, Zaza ha 27 anni. Mentre Batshuayi ne ha 24 e costa decisamente meno. Un mancino inoltre già ce l'abbiamo perché abbiamo Schick, quindi teoricamente un destro farebbe al caso nostro. È vero che l'ideale sarebbe Firmino, però è anche vero che Batshuayi, ripeto, ha la clausola. Quindi ora è un attimo vedere come siamo messi qui su stanziamento budget. I soldi non ci mancano, però sistemiamoli perché sennò finisce come con Firmino. A questo punto paga la clausola rescissoria e andiamo subito a trattare con Batshuayi. Fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti cosa ne pensate di un eventuale acquisto, che poi è eventuale, cioè quando voi vedrete il video magari sarà fatto o meno, quindi non vi dico eventuale. Fatemi sapere eventualmente che ne pensate di Batshuayi. Sono felice di vedervi qui. Allora, partiamo subito. Io qui metterei importante perché l'hanno specificato, quindi vediamo un po'. Magnifico, perfetto, ok, perfettissima questa cosa. Andiamo oltre. Lui chiede 5 anni, diamogli anche 5 anni senza problemi. A 24 anni è molto giovane, quindi sarebbe qui fino a 29 anni. Per noi va benissimo, andiamo avanti ancora. Allora, clausola rescissoria. Io la ignorerei, sinceramente, la odio. Vorremmo discutere, loro invece la vogliono. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. No, per loro va benissimo, quindi andiamo subito a discutere dello stipendio. Allora, bonus ingaggio, quella cifra lì. Presenze, ti presenze. Allora, aspetta, loro vogliono quello stipendio lì più il bonus ingaggio. Se supera le 20 presenze. Voi avete consigliato di non inserire il bonus, però di non inserire. Qui ce lo richiedono loro. E con questo movimento qui lo andremo a prendere. Quindi io sono tentato ad accettare. Se accettiamo, ci portiamo a casa Batshuayi. Facciamo che accettiamo. Accettiamo, dai. Accettiamo, 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 accettiamo. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate dell'acquisto di Batshuayi. Lo ripeto sempre, è una carriera abbastanza realistica, quindi noi facciamo acquisti realistici, ogni tanto ci concediamo qualche sfizio, chiaramente poi l'obiettivo è quello di rinforzare la rosa e quindi non è che per fare una carriera realistica dopo 3 anni compriamo sempre parametri zeri, assolutamente. Ok, con Ziller possiamo ritrattare e comunque ci porterebbe via tra i 10 e i 14 milioni, quindi voglio dire, neanche troppo. Andiamo a trattare per Ron Robert Ziller, che sarebbe comunque una bella scommessa. Poi una volta che arriverà Ziller, adesso magari se arriverà, volevo chiedervi una cosa, cioè volevo aiuto da parte vostra su questo. Perché vi avete consigliato di alternare Alisson e Ziller in Coppa e Campionato? Come li alterniamo quest'anno? Facciamo un po' come è stato fatto con Szczęsny e Alisson, quindi il primo anno Ziller gioca soltanto le coppe? Ditemi voi. Comunque sì, adesso aspettiamo. Magari per dare un po' di continuità, se teniamo Alisson, facciamo giocare lui inizialmente, almeno contro Chievo e Palermo. Però io ho paura che però non abbiamo soldi da pagare, cioè ho questa piccola percezione. Offriamo questo qui, perché è quello che abbiamo. Poi ragazzi non è tantissimo, obiettivamente 1 milione in più.
Non voglio arrivare uno contro uno. La prego, dottor Stoccarda. Ci viene incontro di qualche migliaia di euro, per favore? Cioè, non abbiamo una lira. Accettiamo. Mi fa piacere che abbia trovato un compromesso. Che mette d'accordo tutti, tu sia qua pelata, mette d'accordo. Io ti volevo dare 14 milioni, però fa niente. Ok, adesso dobbiamo trattare con Ziller. Però aspetta, prima di andare a trattare con Ziller, voglio evitare di, insomma, arrivare in situazioni abbastanza, sconvenienti come succede spesso. Quindi vediamo se abbiamo gli eventuali soldi da dare a Ziller. Questi 9 teoricamente ci restano. Facciamoci qualche conto. Questi 9 ci restano per cosa? Cioè, compresi già quelli che teoricamente abbiamo dato a Ziller, o non ci restano soldi da dare allo Stoccarda per Ziller perché abbiamo questi 9 ci restano dopo Bashuayi? Oddio, noi facciamo così. Ho un po' paura, ragazzi. Onestamente, detto tra noi, rimanga tra noi, non lo dite in giro, però ho un po' paura. Comunque, un buon mercato, vediamo un po' di prendere anche Ziller, tratta. Infatti, cioè, mi pareva tutto troppo bello. Dobbiamo vendere un giocatore. Vendere un giocatore perché non possiamo chiedere soldi alla società. Ma intanto testa al Chievo, perché sarà Roma-Chievo la prima partita ufficiale di questa stagione. Intanto, offerta per Kostas Manolas dal Real Madrid. Ragazzi, non penso, forse. Forse. Forse, perché con Real possiamo anche alzare. E noi dietro abbiamo comunque Fazio, Jesus che alla fine è rimasto. E Mascherano non so se è andato via, quindi forse c'è ancora Mascherano. E poi abbiamo anche De Ligt che sta crescendo. Però Dio, Manolas, ragazzi. Cioè, abbiamo detto, effettivamente, Jesus e Mascherano possono partire. Manolas no, Manolas resta a Roma, rifiuta offerta. Non so se ho fatto bene, ditemi qui sotto nei commenti sempre, anzi qui sopra nelle schede a questo punto, se per voi ho fatto bene o dovevo comunque trattare con il Real Madrid. Non mi andava però di smantellare di base il reparto difensivo a 4 giorni dall'inizio del campionato. E allora ci siamo, ufficialmente sta per partire la nuova stagione domenica 26 agosto 2018. E niente ragazzi, che dirvi, ci sarà sicuramente tanto da lavorare anche quest'anno, l'abbiamo sentito il mister. Prima, insomma, all'inizio dell'episodio non sarà una stagione facile, ma la Roma si potrà togliere tante soddisfazioni. Andiamo all'Olimpico. È il giorno in cui si ricomincia, è il giorno in cui il mercato viene messo da parte. Buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico di Roma, 26 agosto 2018. Ricomincia la Serie A. Buon anno a tutti, per così dire, un augurio di una buona stagione a tutti. Sicuramente se lo vogliono fare anche Roma e Chievo con obiettivi diversi, ma con la stessa voglia di vincere allo Stadio Olimpico ad aprire la nuova stagione, insomma. È la sera delle prime volte, la prima volta di Dries Mertens allo Stadio Olimpico con la maglia della Roma. La prima partita ufficiale di Barreca, che è arrivato dal Torino in estate e che non ha chiaramente giocato la Supercoppa perché come gerarchie Emerson gli è titolare, ma chiaramente stasera rifiata un pochino Palmieri e gioca quindi Barreca. Con l'aiuto della grafica andremo anche a leggere le formazioni tra pochissimo, ma c'è da dire che sicuramente questa potrà essere una grande stagione per la Roma. Potrà, non lo sarà per forza. Eravamo partiti con tante aspettative anche l'anno scorso, ma poi abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo. Quest'anno la rosa è lunga e gli obiettivi sono diversi. Questa è la Roma con Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio e appunto Barreca, il nuovo volto. Poi Nainggolan e De Rossi, che è chiaramente ha la fascia di capitano. Mertens, Marez e Perotti, dietro a Schick, che viene preferito almeno per i primi 45 minuti a Michy Batshuayi, arrivato dalla Chelsea, stato l'ultimo acquisto della Roma. Vediamo invece come risponde il Chievo con Sorrentino, l'eterno Sorrentino in porta, poi Boveda, Gamberini, Mazzocchi e Fred a comporre il quartetto difensivo, Radovanovic, De Maio e Castro con Birsa alle spalle di Pucciarelli e Meggiorini. Quindi questa è la squadra veneta che risponde alla Roma. Adesso è davvero tutto pronto con gli ultimi riti, la concentrazione, perché il mercato è ancora aperto, sì, qualcosina le squadre possono ancora mettere a posto. Però, alla luce del lavoro di 3 mesi estivi, adesso è tutto pronto. Adesso c'è il fischio d'inizio della nuova stagione. Altra apertura di Barreca per Florenzi, sempre precisa. Florenzi dentro da Schick, vogliono dialogare i due, tocco di ritorno. Florenzi con Sorrentino a dir di no. Poi si riprende il pallone. Allora Mertens da Schick. Sta
sta partendo Mertens, è scoperto il Chievo, Mertens, Mertens, anche in campionato, Dries Mertens fa 1-0 per la Roma al 22esimo, sblocca lui la stagione e si presenta così allo Stadio Olimpico con il nuovo numero di maglia, l'11, che si è preso con la partenza di Alexander Kolarov al 22esimo, 1-0 Roma, e non poteva non segnare lui, che nel partito ufficiali che abbiamo giocato ha segnato sempre e solo, soprattutto, perché ha segnato 2 gol nella rimonta al Bilbao nel torneo estivo, ha segnato 2 gol alla Juve che ci hanno fatto portare a casa la Supercoppa, e adesso ne segna anche uno al Chievo, Roma 1 e Chievo 0. Cucciarelli, dentro, riesce a trovare il buco per Etemai, Alisson tocca ma non basta, pareggia il Chievo al 34esimo e la Roma prende gol anche stasera. Per carità, siamo all'inizio stagione, non è tanto da dire anche stasera, soltanto che è una squadra che continua a prendere gol, li ha presi nel precampionato e li ha presi anche, seppur uno soltanto, contro la Juve, ma quando prende gol è perché si spegne qualcosa dietro. Qui Etemai si ritrova tu per tu con Alisson, che tra l'altro riesce anche a toccare il pallone, non a spostarlo fuori dalla rete. È un peccato perché il Chievo ha già pareggiato. Cattato Mertens, anzi Marezzi, il tocco invece per Mertens, c'è larghissimo Florenzi che ha seguito bene l'azione, Mertens lo ha visto, può correre Alessandro Florenzi che la sposta con la suola, Mertens centrale con Schick, però ti largo a sinistra, ecco il tocco per il Bonito, taglia Mertens, servito dentro, sempre Mertens, Mertens ancora, la sterzata, il cross a cercare Florenzi, Sorrentino, Roma a tratti spettacolare allo Stadio Olimpico. Tocco dentro, ottimo per Meggiorini, uno contro uno con Fazio, Meggiorini ricomincia da Castro, Roma che sembra scoperta. Il Chievo sfiora il gol del 2-1 in chiusura di primo tempo. Confermo, è una grandissima partita all'Olimpico. Si muove anche Schick. Schick dentro da Perotti. C'è ancora Mertens. Al limite, Mertens a giro con deviazione. Calcio d'angolo per la Roma. È comunque presente in ogni palla gol. Dries Mertens. La porta a Birsa. Dentro il tocco. Castro la gira. Era in posizione regolare. La palla è sul fondo, intanto 2 cambi nella Roma, Gerson per De Rossi e del Sharawi per Perotti. Vuole partire in contropiede della Roma, se posso Marezza a destra, Gerson l'ha visto, lo vuole far correre. Bella iniziativa di Gerson, bel movimento di Marezza, è andato al centro Schick, servito Schick, c'è anche il Sharawi solo, posizione regolare, il Sharawi, palo! Da parte del Faraone, palla gol clamorosa per la Roma al 66esimo. Allarga per Florenzi, c'è Mertens dalla parte opposta, completamente solo in mezzo. Servito Mertens che prende il tempo, affonda, Mertens! Ancora Mertens! 2-1, solo lui a segno, è incredibile! Dries Mertens, Roma 2, Chievo 1, impazzisce l'Olimpico, ha segnato sia sotto la Sud, tra l'altro il primo gol in maglia giallorossa, e ora sotto la Nord, insomma segna in tutte le porte, in tutti i modi, e riporta in vantaggio la Roma, in una partita che si stava mettendo davvero male, in maniera molto sofferta, 2-1 Roma. E finisce qui, 3 punti per la Roma all'esordio, meglio di così, non poteva iniziare la stagione. 3 punti di fronte al nostro pubblico, 3 punti firmati Dries Mertens, diventano 4 i gol in gare ufficiali, già 2 in campionato, insomma la partenza non è mica male per il belga. Allora, siamo nell'ultimo giorno di mercato, quindi teoricamente suppongo che potremo riprovare a fare un'offerta per Ziller, vediamo un po'. Io trattare con Ziller, tratta subito, immediatamente. Allora, voglio un ruolo importante e glielo possiamo mettere. Perché comunque abbiamo detto potrà giocare nelle coppe, le coppe che attualmente sono Champions League e Coppa Italia, quindi comunque sì, una partita al mese la gioca sicuro, per così dire. Non so ovviamente quanto volesse, però considerando che ha 29 anni io farei 3 anni di contratto, non so raga, per me possiamo pure fare 5, lo sapete che cambia poco, anche se lui dice di sì, quindi famo che sì, i termini ci soddisfano, procediamo. Ignora. Perfetto, allora parliamo di soldi, il bonus noi glielo mettiamo, ok, lo stipendio, lui li prende 23, chiaramente qui vorrà di più, ma di più quanto? Oh sì, 70 milioni tua sorella, cioè ne vorrei 70.000, vediamo un po', 80, ce ne abbiamo tanto, avanza offerta, io ho sempre paura quando è così, dice sì, ha detto sì! E allora benvenuto Ron Robert Ziller, benvenuto a Roma.
Benvenuto, bello di casa, quanto ci ha fatto urlare Ziller. Fortunatamente non abbiamo la Champions, perché se no sapete io quando Ziller, cioè in questo episodio dico, perché con questa voce magari commentare Ziller in Champions non mi sembra un granché, ma l'abbiamo preso. Buona la prima per la Roma che ha vinto, seppur soffrendo in casa contro il Chievo all'esordio. La formazione di Marconi però non vuole accontentarsi e quindi al Barbera va in scena la seconda parentesi di questo nuovo campionato, Palermo-Roma contro una neopromossa che comunque ha un'ottima tradizione in Serie A, è una squadra storicamente ostica per la Roma e quindi stiamo attenti, ma comunque buon divertimento. Cerca spazio, Coronato va dentro da Nestor Roschi che poi la gira sulla destra, Jordan va via, Ibe in area, Ibe! Palermo in vantaggio all'ottavo del primo tempo, il gol di Jordan Ibe che è passato con troppa facilità però su Emerson. E poi è andato a puntare Alisson, neanche lo ha guardato, ha scaricato un destro ad incrociare imparabile. Buon lavoro da parte di Nestorowski di sponda. Meno buono questa volta il lavoro di Emerson che si è fatto saltare, stavo quasi a guardare il gol del vantaggio del Palermo al minuto numero 8 del primo tempo. Mares rientra, c'è Perotti che parte a sinistra, invece magnifica di Mares e traversa di Perotti al volo con il sinistro, sarebbe stato un grandissimo gol. Roma in un possesso abbastanza lento per la verità, qui prova a verticalizzare Mertens insieme a Perotti, poi calcia Mertens! Mertens ancora lui! Sempre il belga, 1-1, non so come sia possibile che in partite ufficiali ha segnato soltanto Mertens in un modo o nell'altro. Incredibile, ma questo è un fenomeno assoluto, perché li fa anche belli i gol. Pareggio della Roma al 24esimo, Dries Mertens che va sul destro e poi decide di fare gol così, calciando di collo pieno all'incrocio dei pali, nulla da fare per Posavec. E allora è 1-1 al Barbera. Godiamoci questa meraviglia del numero 11. Qui Nainggolan se la riprende. Perotti dentro da Schick. Si è mosso ancora Mertens. Sinistro di Mertens! Sul fondo questa volta. Perotti, la Roma vuole chiudere all'attacco il primo tempo. Dunque intorno da Mertens. Che va da Schick. Vuole portarsela sul sinistro. Passa Schick. Calcia in porta! Patrick! Schick! Che si sblocca e mette finalmente la firma in stagione. La Roma invece mette la freccia. Rimonta il Palermo e va sul 2-1 ed è anche il primo gol ufficiale di un non Mertens. E quindi questa è la notizia vera e propria. Centrale da Mertens. È andato Emerson. Mertens lo cerca. Emerson! Ha chiuso Ibe, palla in calcio d'angolo. Emerson, che tra l'altro è un ex del Palermo, è cresciuto qui, la sua prima esperienza italiana. Poi il cross per Manolas che va di testa e non trova la porta. Palla gol al 48esimo per la Roma. Allora Palermo che può tornare davanti con l'esami dentro per l'ottimo movimento da parte di Coronato che la mette sul secondo palo. Emerson non benissimo. Nestorowski 2-2. Dormita e non è la prima di Emerson Palmieri, che anche nell'azione del primo gol ha lasciato molto a desiderare. Pareggio del Palermo al decimo della ripresa. Nestorowski 2-2. Sempre Nestorowski che questa volta gli è andato via. Dalla destra l'attaccante del Palermo cerca spazio, riesce a mettere il cross sul secondo palo. Emerson in una fascia non sua, comunque chiuso bene. E allora prova a farsi perdonare qualcosina per i primi due gol che ha concesso al Palermo. Poi Roma che comunque riparte bene in contropiede, sempre con Mertens messo in movimento da Schick. C'è anche Perotti che sta arrivando ad arma forte. Servito, è solo in area. Perotti 3-2 per la Roma. È una partita che non finisce mai. Diego Perotti si sblocca anche lui. Nel primo tempo aveva colpito una traversa clamorosa sul passaggio di Marezza al volo. E qui segna un gran gol, quello del 3-2 per la Roma, che si riporta in vantaggio. Parte Under teso in testa a Pellegrini che si fa sorpassare. Calcio di rigore per la Roma all'89esimo di Manu Bellucci. Calcio di rigore e possibilità di chiudere la partita. Va Perotti sul fondo, addirittura sul fondo. E allora Palermo ancora vivo. Poi insiste il Palermo con John, che va larghissimo, c'è Florenzi che però buca l'intervento, cross di Coronato verso Alisson che la tiene lì, la tiene lì. E allora finisce la partita con la Roma che vince anche al Barbera 3-2, con la mia telecamera che ci sta per salutare perché è finita anche la memoria della scheda. Roma che fa 6 punti in due partite, bottino pieno, e non sono 6 punti semplici, a parte che all'inizio campionato non ci sono partite semplici, non esistono, e infatti l'anno scorso ne abbiamo persi molti di questi punti qui. Roma che con due squadre che teoricamente lotteranno per la salvezza ha
ha fatto 6 punti. E io, come dico sempre, i campionati si vincono con le piccole. Quindi, col Chievo, che comunque è una squadra ben abituata al campionato di Serie A, è un conto. Con il Palermo, neopromossa, era una vera e propria scommessa. Siamo andati sotto, abbiamo reagito anche quando loro hanno pareggiato. Quindi questo è stato, insomma, molto importante. A questo punto, ragazzi, devo dire che siamo nei titoli di coda, anche perché, ripeto, la telecamera tra qualche secondo ci saluterà, quindi tutto molto interessante. Ecco, appunto, ci ha salutato ufficialmente la telecamera, meraviglioso. Allora, questi gli altri risultati in tempo reale, mi viene da dire, ma così non è. Fatto sta che ci salutiamo adesso. Con questa grafica qui, io vi invito a lasciare un like se questo episodio vi è piaciuto. Ci salutiamo perché? Perché comunque abbiamo fatto anche un po' di mercato, quindi la scheda è finita, insomma, tanti motivi, la mia voce. Se becchiamo in settimana, sì, perché come vi ho detto all'inizio video, siamo quasi a 100.000, stiamo crescendo, vi voglio tanto bene e la cosa più importante da dire è appunto che gli episodi devono aumentare in settimana. Non è semplice, ragazzi, capitemi, ho la maturità quest'anno, però faccio sempre il massimo per portarvi carriera e non solo. Per provare a farvi seguire me più che quello che porto, ci provo da sempre, magari, che ne so, fatemi sapere se ci sono riuscito o meno, se ci sto riuscendo, perché non siamo alla fine del nostro percorso, anzi. Lasciate appunto un like se il video vi è piaciuto, commento qui sotto per dirmi la vostra sul mercato, passate in descrizione per tutti i social e link utili, iscrivetevi se non lo siete già, noi ci becchiamo con i prossimi video, un bacione e bella regà!